dal 2020 al 2021 sono successe tantissime cose e per quello che abbiamo potuto osservare, una di queste cose che sono successe è che tante persone si sono fermate a riflettere se la vita che stavano vivendo fosse proprio la vita che volevano vivere. Tante persone ci hanno contattato chiedendoci come poter modificare la propria vita, come poter cambiare, e sicuramente il fatto di rimanere chiusi tanto tempo in casa, sicuramente il fatto di lo smart working, l'home working che ha sottratto una parte di relazioni umane legate al mondo del lavoro, ha spinto le persone a riflettere tanto e chiedersi se il tipo di vita, se il tipo di lavoro, se il tipo di organizzazione familiare che aveva adottato in quel momento fosse veramente quello che andava bene, o fosse veramente quello che andava ancora bene, perché magari quando l'hanno scelta era la scelta migliore, ma non è detto che poi dopo le cose rimangono invariate nel corso degli anni. Quindi tante persone ci hanno chiesto come poter cambiare e tante persone hanno iniziato a guardare alle campagne, alle aree interne, agli spazi vuoti, ai luoghi isolati, remoti talvolta, come una possibile opzione. Ed è come una possibile opzione, ma un'opzione diversa da quella che hanno seguito tante persone che conosciamo e che tutti noi conosciamo nel passato. Quella di chi dice basta, mollo tutto, vado a fare il contadino, mollo tutto, prendo un fienile prendo un campo e vado a coltivare la terra, o prendo un uliveto e faccio l'olio, indipendentemente da quello che è dal tuo mestiere di prima. No, quello che fanno e quello che cercano di fare queste persone che in questo periodo si stanno avvicinando all'idea di andare in campagna è diverso. Loro vorrebbero continuare a fare il proprio mestiere, loro vorrebbero continuare nella propria crescita professionale, soltanto si chiedono perché questa cosa la devo fare dentro la città quando la posso fare fuori dalla città. Se l'home working, se ho prodotto per 2 anni davanti a un computer, però a quarto giaro, quale sarebbe stata la differenza di produrre ugualmente però in mezzo alla campagna? Ecco, quindi sono persone che vogliono continuare a fare quello che fanno in città, soltanto in uno spazio più naturale, più bucolico, più verde, più aperto. Questo può non essere di problemi, perché è ovvio che l'organizzazione è un'organizzazione di tipo familiare, ma anche un'organizzazione del lavoro, e pone tanti interrogativi: cosa serve, si riesce, si può, i servizi ci sono. Ecco, noi semplicemente cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo letto questa esigenza, abbiamo letto questo bisogno che tante persone hanno espresso, abbiamo iniziato a ricercare, perché è quello che noi sappiamo fare meglio, fare i ricercatori, e abbiamo iniziato a ricercare delle modalità, dei modelli, degli strumenti che potessero aiutare le persone a fare questo passaggio. E quindi siamo partiti dal nostro modello multifarm e l'abbiamo un po' elaborato, modificato in maniera tale da venire incontro ai bisogni di questa nuova fascia di persone che vanno dalla città alla campagna. Ecco, siamo ancora in una fase di ricerca, chiaramente, però abbiamo già una serie di risultati molto interessanti e stiamo facendo partire una serie di progetti pilota, quindi siamo anche alla ricerca di persone che abbiano la voglia, il desiderio di provare a sperimentare queste soluzioni che abbiamo identificato e che entro breve diventeranno parte di un modello autonomo.